È stata inaugurata questa mattina la Casa Famiglia Teresa Buonocore per le donne vittime di violenza in un bene confiscato alla criminalità organizzata nel comune di Melito. Il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi ha inaugurato la struttura con il commissario straordinario del comune di Melito, Francesco Antonio Cappetta, con il consigliere metropolitano delegato ai beni confiscati, Salvatore Flocco, i familiari di Teresa Buonocore, la figlia Alessandra e la sorella Pina. Il taglio del nastro e lo svelamento della targa è stato accompagnato da un minuto di silenzio in ricordo di Giulia Cecchettin, la giovane studentessa veneta uccisa solo pochi giorni fa. Una casa famiglia intitolata a Teresa Buonocore, che significato ha? Una bellissima giornata, oggi si inaugura il primo bene confiscato della città metropolitana da quando l'ente è sorto. Noi ci troviamo nel comune di Melito, è un segnale importantissimo. Il comune di Melito, sciolto per camorra, città metropolitana, inaugura il primo bene confiscato a un clan camorristico egemone nella zona. Parliamo dell'Alleanza di Secondigliano. Questo bene che prima puzzava di camorra adesso profumerà di libertà. Avremo un centro di accoglienza per donne vittime di violenza, accoglierà 6 donne con altrettanti bambini a carico, e questo sarà frutto, diciamo, di un grande lavoro in sinergia tra le cooperative e anche la città metropolitana, che ha messo insieme i finanziamenti giusti affinché questo bene possa essere vissuto in totale autonomia dalle vittime di violenza. Penso che una casa famiglia sia proprio il luogo reale, appunto, il luogo ideale, appunto alla memoria di mia madre, quindi sì, per me è il massimo che si potesse ottenere. Questa è una delle strutture e ci dicevano non bastano mai le strutture, il fenomeno esplode e il fenomeno è o forse solo più visibile, insomma, come lei sa bene. Sì, pensiamo ai fatti degli ultimi giorni, sono proprio la rappresentazione che è molto complicato fermare, appunto, arginare il fenomeno. Oggi molti cercano risposte. Lei ha attraversato un lungo, complicato percorso di consapevolezza, di dolore ed è approdata a tanto. Sì, sicuramente sono stata fortunata perché è stata proprio la presenza di mia madre che mi ha indicato la via sia prima, che quindi quando era ancora in vita, che dopo. Quindi io so sempre cosa fare perché appunto sono illuminata dalla sua persona. Questa struttura è di fatto pronta, può partire. Sì, assolutamente. Questo è un bene confiscato alla camorra che abbiamo insieme alla sinergia di Città Metropolitana intitolata a Teresa Bonocore. Oggi, diciamo, la nostra forza è quella di togliere un bene che serviva per la camorra e darlo ai servizi sociali e a donne che hanno subito violenza in questi territori e anche altrove. Sono contentissima per questa, insomma, per questa inaugurazione, però sono anche molto molto arrabbiata perché io non vorrei che ci fossero centri antiviolenza, le donne non si devono difendere, ci dovrebbero essere centri per gli uomini, per l'educazione e il rispetto verso le donne. Sicuramente partono da ceti sociali, dalle mamme, tutto quello che è giusto, però magari facciamo qualche centro per i ragazzini, per vedere come si devono educare le donne. Incominciamo dai bambini, dagli adolescenti, da quelli che bullizzano, perché si fanno solo centri per tutelare le donne? Facciamo dei centri per educare gli uomini, da bambini, da ragazzini e poi da adulti. Oggi si inaugura un bene confiscato nel quale apre un luogo di accoglienza delle donne vittime di violenza. È un'occasione molto importante per l'utilità sociale di questo bene che tocca uno degli argomenti più significativi con cui ci stiamo confrontando proprio in queste settimane. E anche perché finalmente questo è il primo bene della città metropolitana che viene utilizzato, si dà una finalità dei beni sottratti alla camorra, dando un segnale molto forte alla collettività che dove arriva lo Stato si crea bene comune e servizi per la collettività.